Siamo così agli spettacoli. Ieri sera alle cantine dell'Arena, protagonista il batterista Matteo Rebulla con il suo quartetto jazz. Vediamolo. Jazz post-boppistico e modale, ritmi sincopati e latinoamericani. Protagonista alle cantine dell'Arena è stato il batterista Matteo Rebulla alla testa del suo quartetto, completato da Simone Daclon al piano, Francesco Bianchi al sax e Alex Orciari al contrabbasso. Il loro repertorio parte da composizioni originali legate alla tradizione jazzistica degli anni 60, importanti anche le influenze melodiche di standards entrati nella tradizione e le influenze ritmiche delle tradizioni brasiliana e cubana. Elementi questi che Matteo Rebulla ha appreso e perfezionato a New York, dove si è laureato in musica nel 2011. In Italia si è conquistato subito un posto di rilievo nel jazz nazionale, realizzando nel 2015 l'album Forced Perspectives. Il progetto ha come repertorio le composizioni originali del batterista milanese, profondamente legate alla tradizione jazzistica e del post-bop. Forti sono anche le influenze melodiche del bebop e degli standards e quelle ritmiche delle tradizioni brasiliana e cubana con elementi di jazz contemporaneo.